Pescara caccia di conferme dopo la convincente prestazione di Terni e già un test probante di fronte, la rivelazione dello scorso campionato, la Torres di Alfonso Greco che non ha ha mantenuto l'ossatura della scorsa stagione, comincia subito forte la formazione sarda con questo sinistro di Guiebre con la parata di Plizzari. Il primo tempo in difficoltà la formazione biancazzurra, sempre sulla sinistra va a sfondare la squadra di Greco, c'è questo cross di Scotto, il colpo di testa di Varela, il portoghese che è arrivato in prestito dalla Reggiana, poi ancora Guiebre, qui troppo morbido Brosco, il suo sinistro, la respinta di Plizzari, poi il colpo di testa di Fischnaller, il colpo di Remi dello stesso Plizzari che salva, porta il risultato anche se c'era Crialese alle sue spalle, un inizio molto molto difficile da parte della squadra di Baldini. Qui c'è un recupero alto di Squizzato, è l'unica opportunità della prima frazione, il sinistro neutralizzato dall'estremo difensore della Torres Zaccagno, e qui c'è invece il gol contropiede organizzato da parte della formazione ospite con l'assist di Zambataro per il gol di Scotto al minuto 32 nel corso del primo tempo. È stata un'azione molto bella, abbiamo potuto apprezzare solo la parte finale con l'intuizione, guardate qui, di Fischnaller in ritardo Pellacani che era completamente fuori posizione, poi Zambataro per Scotto, classe 90, sinistro incrociato, nulla da fare per l'estremo difensore Pescara Plizzari. Poi siamo al 49esimo, prova comunque a reagire il Pescara, l'atteggiamento è completamente diverso, si muovono meglio anche i centrocampisti, la crescita di Dagasso, anche quella di Tugnov, Edoardo Vergani che gioca per la squadra, una partita di sacrificio ma metterà lo zampino anche nei due gol del Pescara. Qui Tugnov costringe un intervento tutt'altro che facile, Zaccagno il portiere della Torres, poi c'è un gol annullato al Pescara per una spinta leggera in realtà di Brosco su Antonelli, autogol in realtà si sarebbe trattato, ma l'arbitro ha fischiato subito la presunta infrazione di Brosco, in realtà gli mette la mano sulla schiena, insomma l'arbitro ferma il gioco, tutto da rifare per i biancazzurri. 77esimo, recupero palla alto del Pescara, c'è poi l'imbucata di Dagasso per Vergani, il suo tracciante, la respinta, il colpo di testa di Ferraris, tapin di Ferraris, classe 2003, subentrato a Bentivegna, minuto 77 nel corso di una partita che si è vivacizzata nella ripresa. Guardate Dagasso, la grande classe, il pallone in verticale, poi il destro di Vergani, il tapin di testa per l'1-1 di Ferraris proveniente dal Monza, prima gioia tra i professionisti per il classe 2003. Non è finita perché il Pescara continua ad attaccare con grande coraggio, ci prova Tugnov su calcio franco all'altezza del lato corto dell'area di rigore sarda, siamo al minuto 84, poi 88esimo, il recupero del pallone da parte di Vergani, un pallone che sembrava irraggiungibile, l'appoggio per Cangiano, il gioiello dell'esterno d'attacco del Pescara, un destro a giro, nulla da fare per il portiere della Torres Zaccagno, primo gol del campionato per Cangiano, siamo al minuto 89, da apprezzare la generosità di Vergani perché il pallone sembrava irraggiungibile, poi la grande pulizia nel calcio di Cangiano, siamo abituati a questi gol dell'ex giocatore della Roma di proprietà ancora del Bologna, classe 2001, sul più bello però al minuto 95 non viene assorbito il taglio di Brentan e poi il colpo di testa vincente di Masala, subentrato nella ripresa a Mastino, il gol del numero 8 che bissa la rete già realizzata quasi un anno fa, sempre all'Adriatico con la Torres che riusciva a vincere 2-1, questa volta finisce 2-2, il colpo di testa, ripetiamo, di Masala su preciso inserimento, anzi su preciso cross di Brentan, dopo 7 minuti quasi finisce la partita, Pescara e Torres chiudono sul risultato di 2-2.